Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Spazio Games. Io sono Questaleale e oggi sono qui per presentarvi un nuovo gioco che è Rulers of the Realm. Rientra diciamo nella nostra rubrica, nella rubrica che sto portando su Spazio per i giochi indipendenti, perché appunto è un titolo sviluppato dalla software house Phantom Compass e distribuito poi da Atlus, ed è un titolo molto ma molto particolare e molto divertente, perché è un mix particolare, perché va a miscelare il gioco del flipper con i titoli GDR, i giochi di ruolo, quindi una accoppiata che diciamo difficilmente ci si aspetta, però questo gioco ci riesce e ci riesce anche piuttosto bene. Andiamo a vedere subito, io adesso faccio continua la campagna così vi faccio vedere un po' in generale com'è il titolo, com'è sviluppato il titolo, com'è realizzato, e andiamo a vedere come noi abbiamo un reame che è il mondo di gioco. Partiremo dalla città e il porto credo sarà sbloccato sin dall'inizio. Ah, tra l'altro è un gioco, io sto giocando su, perché di solito i giochi indipendenti molto spesso si trovano su PC. Questo, oltre ad essere su PC, è uscito anche su PlayStation 4 e su PlayStation Vita. Il prezzo è anche intorno ai 5 euro forse per PC, credo lo stesso anche per PlayStation 4 e PlayStation Vita. È in cross platform, quindi chi acquista la versione PlayStation 4 ha anche la versione PlayStation Vita, e i trasferimenti dei salvataggi diciamo sono in cloud, quindi potete mantenere le vostre partite. Come detto, questo qui è il reame, cioè il nostro mondo di gioco. Al momento io con la mia campagna sono arrivato al maniero, noi vedremo magari qualche primo livello giusto per vedere un po' com'è strutturato il titolo. Abbiamo anche il porto, che è dove possiamo anche acquistare, come potete vedere, nuovi personaggi, perché ogni personaggio è rappresentato da una pallina, la classica pallina da flipper, e ognuno di questi personaggi ha le sue caratteristiche. Quindi abbiamo la guaritrice, che serve per riparare le alette del flipper, abbiamo la ladra che va a rubare le monete all'interno del campo di gioco, il cavaliere che è più utile per quanto riguarda gli attacchi con i nemici, stessa cosa il nostro falconiere, il cacciatore, che può utilizzare anche l'arco, e sono migliorabili proprio come un classico gioco di ruolo, con varie aggiunte, come potete vedere pugnali, mantello, che va a migliorare o a cambiare alcune caratteristiche della pallina stessa. Comunque non ci perdiamo troppo in chiacchiere, andiamo subito a vedere il titolo in game. Quindi andiamo alla città, io magari come detto parto dall'inizio, porte della città, così vi faccio vedere un po'. Ritorna qui per raccogliere più bottino. Ok, va bene, facciamo così. Io sono su PlayStation 4, come dicevo. Come potete vedere, questo è il classico schema di gioco, il nostro tavolo da flipper. Io al momento ho tutti questi personaggi già sbloccati. Abbiamo, come detto, la guaritrice. Adesso ci ha detto di sconfiggere tutti i nemici, quindi noi andiamo a selezionare. Come vedete la pallina cambia, basta usare l'analogico. E c'è il cavaliere, che è molto ben attrezzato per quanto riguarda la sua pesantezza, la forza, quindi è quello che conviene utilizzare per appunto abbattere i nemici. Come potete vedere, i numeri a schermo sono gialli, sono le monete d'oro che andiamo a recuperare, il rosso è il danno che andiamo a fare ai nostri nemici, mentre il blu è il mana. Ok, abbiamo perso il nostro giocatore. Il mana serve per aumentare quella barra che potete vedere appunto con scritto mana, e ogni personaggio ha la sua particolarità. Ad esempio la guaritrice, raccogliendo mana, ci ripara le alette che possono essere danneggiate dai nemici. Il cacciatore, l'arciere, ha come vedete, tra l'altro, una particolarità del cacciatore è che quando tiriamo la pallina lancia anche delle frecce quando passa vicino ai nostri nemici, e ha la particolarità di lanciare altre palline, nello specifico altre due palline insieme a quella principale, così come può farlo la ladra, che lancia il suo cane. Sostanzialmente qui abbiamo dei falchi che poi sono sostanzialmente tutto rappresentato in palline da flipper. Perfetto, allora abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, ora dobbiamo lanciare la pallina verso quella zona lì, se riusciamo. Ok, perfetto, vai al prossimo livello. Assolutamente sì. Andiamo nella piazza principale, proseguiamo questa classica
partita. Ok, ci ha fatto resuscitare un po' tutti e qui stessa cosa. Mi piace vedere come questo gioco riesca a miscelare appunto due generi che uno non si aspetterebbe mai di vedere. Ecco, vedete, quegli arcieri ci lanciano le frecce, come potete vedere dalle alette si iniziano a danneggiare. La guaritrice ci è utile per poterle riparare. Poi i quadri sono molto ben realizzati perché sono molto grandi, comportano anche più zone dello stesso, tra virgolette, tavolo da flipper. Ok, siamo in difficoltà. Il mana in questo caso, non vi avevo finito di dire tutte le abilità che hanno i nostri personaggi, perché il nostro cavaliere può ad esempio utilizzare il mana per sfoderare uno scudo che, ecco, ci andrà eventualmente a bloccare la caduta della pallina per qualche secondo, quindi magari in fasi concitate è ben utile utilizzarlo. Io adesso vado con la guaritrice perché vorrei accumulare un po' di mana. Poi dipende anche dal livello, dalle zone che ci fanno guadagnare mana, per poter resuscitare il nostro cavaliere, visto che qui comunque ci sarà molto utile. Ok, adesso possiamo resuscitare il cavaliere, ma abbiamo fatto un danno, quindi non faccio resuscitare il cavaliere ma la guaritrice, perché comunque tramite la guaritrice poi possiamo far resuscitare gli altri. Se invece, eccola, ce la siamo giocata. Quindi andiamo con il nostro falconiere. È molto particolare perché ci sono tanti... Mamma mia, che brutta cosa. Ci sono tante di quelle cose a schermo che un po' ti distrae, ti toglie l'attenzione spesso, quindi bisogna un attimo abituarsi e farci appunto l'occhio. Adesso credo che la situazione sia abbastanza difficile da recuperare, perché abbiamo, a parte questi qua vicino, quindi non è facile riuscire a... Ecco, adesso ha l'abilità del cane che noi andiamo ad utilizzare, quindi ci dà un'altra pallina. Adesso sarà ancora più complicato perché avremo due palline e dobbiamo cercare di non far cadere assolutamente quella della ladra. Il cane, ok, è tra virgolette sacrificabile, nel senso che non perdiamola. Il cane nello specifico ci aiuta perché alcuni militari hanno paura del cane, quindi si distraggono un po' quando non parano. E comunque, attenzione, attenzione, adesso dobbiamo cercare, eccola, perso, perfetto. Vuoi riprovare? In realtà anche no, perché potremmo andare direttamente in un'altra zona, facciamo la baraccopoli. Non è semplicissimo comunque come gioco. In questo caso, ad esempio, noi dobbiamo passare in questa zona. Ora in realtà ce lo sta rendendo un po' più difficile perché sono livelli che io ho già fatto. Ad esempio qui il primo obiettivo, la prima volta che abbiamo che ho giocato, era semplicemente quello di andare avanti. In questo caso, visto che è un livello già giocato, l'obiettivo che ci dà è quello di recuperare più denaro possibile, quindi ammazzando più nemici possibile. E come potete vedere sono abbastanza assatanati, quindi in questo caso andrei a selezionare la guaritrice, perché come vedete le alette sono danneggiate non di poco. Quindi cerchiamo di... Ora non so dove possiamo recuperare del mana, in realtà non credo sia recuperabilissimo in questa zona, quindi un pochino lì, ok. Come vedete con il mana riusciamo a rigenerare le alette. Tra l'altro i personaggi, adesso vi faccio vedere, possiamo... Ora qua non so se sia fattibile, attenzione, siamo riusciti a passare da quest'altro lato. E possiamo utilizzare in questo caso su PlayStation 4 l'analogico sinistro per... No, l'analogico destro per poter spingere un po' la pallina con una specie di forza. E poi un'altra cosa che vi mostrerò è come poter cambiare. Ok, insomma, siamo andati nella zona successiva, meglio così, sì, andiamo al prossimo livello. Proviamo vicoli oscuri. Allora, anche qui dobbiamo far fuori questi soggettoni, cosa non semplicissima. Questo è addirittura anche più stretto di quadro. E mamma mia, però sto durando veramente pochissimo. Guarda, io vado di nuovo con questo qua che almeno lancia le frecce, quindi magari possiamo sfruttarlo per far fuori questi tipi, che non sarebbe male come cosa. Mamma mia, ho fatto una strage, ottimo. Guaritrice, abbiamo bisogno del tuo aiuto perché a quanto pare sono un salame a flipper. Quindi ho necessità di recuperare e resuscitare un po' nessuno, perché siamo morti, mi sembra. Pensiamo.
Se riusciamo a recuperare quella pallina. No, non ce l'abbiamo fatta. Lo riproviamo, ma a questo punto, vabbè, io vado avanti perché vi faccio vedere comunque altri livelli. Una volta comunque vista la zona. Questa forse è un po' più di tecnica, quindi dobbiamo cercare di allontanarci se riusciamo. Allora, a parte che possiamo fare così per recuperare la chiave, e non è una brutta idea. Ora il problema, dove siamo arrivati? Non lo so. Ok, saltiamo lì, siamo andati direttamente nella prossima zona. Come vedete è particolare la struttura. Ah, i giocatori li possiamo cambiare anche in questo modo, quando siamo sulle alette verdi, quelle principali. Qui in realtà non è facilissimo, perché abbiamo sbagliato tra virgolette prendendo la pallina più pesante. Qual è questo? Ok, è l'altro. Dobbiamo cercare di farlo andare lì, perfetto. Andiamo nel covo dei banditi o nel cimitero? Andiamo nel covo dei banditi, dai. Ci facciamo questo qui, che presumibilmente dovrebbe essere abbastanza difficile. Noi già siamo morti innumerevoli volte nel classici livelli, figuratevi questo che è proprio il covo dei banditi. Le alette di solito, come vedete, ce ne può mettere anche più delle due classiche. E io come sempre, ragazzi, vi invito a commentare per farci sapere la vostra. Cosa vi piace di questi video, cosa non vi piace, cosa vorreste migliorare o meno. Qualche gioco magari in particolare che volete vedere in questa rubrica. Come detto, è dedicata ai giochi ad accesso anticipato e anche ai giochi indipendenti. In questo caso il gioco è già completato, un titolo indipendente che è stato, come detto, sviluppato dai Phantom Compass. E poi, ok, quello l'abbiamo fatto fuori in questo modo. Il distributore è Atlus in questo caso, quindi c'è dietro anche un distributore abbastanza noto rispetto ai classici, magari, giochi indipendenti che non hanno proprio distributori così famosi, tra virgolette, alle spalle. Allora, siccome abbiamo una letta un po' messa male, vado con la guaritrice, così se riesco a recuperare un po' di mana la metto a posto, perché c'è quel bastardissimo arciere là sopra che ci sta distruggendo tutto, quindi... Aspetta, la facciamo scendere questa pallina e facciamo così, in modo tale che rimettiamo questo qui che magari lancia le frecce. Non è male, soprattutto con questi. Eccola. Possiamo farlo resuscitare, perché in questo caso la guaritrice aveva già accumulato mana sufficiente per poter fare una guarigione. Se poi riusciamo a recuperare, perfetto. Amuleto del mana. Scusi. Amuleto del mana in teoria dovrebbe darci un bel po' di mana anche per resuscitare giocatori. Ora, se riusciamo a far fuori quello lì, qui la difficoltà è data anche dal fatto che ci sono queste barriere che non ci fanno arrivare, occhio, in le nostre palline ai nemici. Spero che questo gioco vi possa piacere. Vi piace? Io, come detto, mi ci sto divertendo parecchio, perché è molto molto, attenzione, molto particolare nella sua unicità, tra virgolette, perché, come detto, almeno personalmente non mi era mai capitato di giocare un flipper a modi GDR, quindi è stata una piacevole sorpresa. E poi anche con il fatto che, avendo sia PlayStation 4 che PlayStation Vita, posso giocare in cross platform, non è male come idea, non è male come cosa. Rimando la guaritrice, così mi provo a curare con un po' di... Ecco, le alette l'ho già fatto, non è stata abbastanza complicata come cosa, attenzione. Rimettiamo questa volta il cavaliere, che è abbastanza cattivo. E una cosa che mi è piaciuta del gioco, che mi sta piacendo del gioco, sono anche le musiche. Molto epiche, come i classici GDR occidentali, che hanno una colonna sonora ben sviluppata. Questo non fa eccezione. C'è anche una modalità arena, dove, occhio, attenzione, che in realtà devo ancora provare. Magari se più avanti avremo occasione vi mostrerò qualcosa sempre su questo gioco. Occhio, quello è andato, perfetto. Se riusciamo, arriva gente sempre più cattiva, però se riusciamo ad eliminarli non sarebbe male. Oh, adesso possiamo usare uno scudo, che però è per pochissimo tempo, quindi noi cerchiamo di fargli del male il più possibile. Come vedete, non è che duri tantissimo la abilità scudo, però meglio di niente. Magari in fasi più concitate è utile, per evitare di perdere il cavaliere. Attenzione. E la
La cosa che mi piace è anche appunto l'aspetto GDR che ci porta ad acquistare potenziamenti per le nostre palline. Ok, siamo morti proprio nella fase di uscita, va bene. Ok, come dicevo, l'aspetto GDR che ci porta a migliorare i nostri personaggi. Ad esempio adesso, non so, possiamo farlo anche, proviamo a vedere, guaritrice. Acquista bacche guaritrici. Queste bacche hanno rare proprietà medicamentose, più 15% alla guarigione. Possiamo eventualmente acquistarle. Quanto costano? Non lo so, ma noi... Ah no, le abbiamo forse. Stivali su misura. A volte uno scatto veloce evita una fine altrettanto veloce. Possiamo iniziare ad acquistare qualcosina. 1000. Vabbè, abbiamo 10.000 oro del gruppo. E questa cosa mi piace molto. Mi piace molto. Va bene, ragazzi. Io comunque direi che per oggi, con questo video, possiamo terminare qui. Fateci sapere, come detto, la vostra. Noi ci vediamo con i prossimi video, con le altre rubriche che sto portando qui su Spazio Games. Vi ringrazio per aver seguito questo episodio. E niente, ci vediamo alla prossima. Allora, un saluto a tutti da quel tale Ale.